Pina di Marzio di Rosciano e Monia Monti di Montesilvano vincono a pari merito a Rosticini in Tour, gara gastronomica organizzata al ristorante Agriturismo La Fattoria del Contadino di Rosciano, patrocinata dall'amministrazione comunale. In giuria a presiederla il primo cittadino, Simone Palozzo. 10 elaborati in competizione in una bella serata all'insegna dell'allegria, ma soprattutto della valorizzazione di questo prodotto tipico della nostra cucina. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo. Faccio i miei complimenti alle due vincitrici, sono stati dei piatti veramente molto gustosi, appetibili, di buon gusto, ma soprattutto con un'ottima presentazione. Permettetemi con un pizzico di orgoglio di premiare una nostra concittadina, perché c'è anche Pina di Marzio che è vincitrice a pari merito, che ha presentato un piatto che ha coniugato sia buon gusto che presentazione con un addobbo floreale. Poi è arrivato terzo, ho visto anche un altro nostro concittadino che è Graziano Marramiero, quindi sono molto soddisfatto, ma i miei complimenti vanno a tutti i partecipanti perché veramente è stata una battaglia fino all'ultimo punteggio. L'arrosticino è un prodotto che va maggiormente tutelato, perché in tante altre parti d'Italia cercano di rubarcelo, per così dire, quindi queste iniziative servono anche per porre la giusta attenzione su un prodotto nato nella nostra provincia, nella provincia di Pescara. Certamente, per questo Paolo ti ringrazio, per questa iniziativa che porti avanti di tutela e di valorizzazione del nostro prodotto, un prodotto che ci identifica in tutto il mondo, che è l'arrosticino. Ti ringrazio appunto perché con questo tour, Arrosticini in Tour, cerchi di portare avanti questo progetto. Possiamo veramente definirlo un progetto, e mi auguro che anche le amministrazioni sovraordinate possano prendere esempio e cercare di tutelare, attraverso anche con un consorzio di tutela, il nostro arrosticino.